Solo 29 settembre, poi cantava, smetteva di cantare, diceva 30 settembre, andava avanti. Io ho detto sarebbe bello mettere una specie di giornale radio, anzi no, il giornale radio. E io non solo volevo il giornale radio, ma volevo Palladini, che era quello famoso con le orecchie a sventola che faceva il telegiornale dell'epoca. Però dopo ho sentito dire da Colombini che se l'ha inventato lui, da altri che se lo sono inventati loro, per cui non so più se è mia. Pier Fari ha inventato l'Equipe, nel senso che da un'idea di Pier è nata l'Equipe 84. Poi Pier era un uomo con un grande gusto, era stonato come una campana, non musicista assolutamente, ma ho conosciuto dopo di lui altri uomini come lui che però riuscivano a capire quando un pezzo funzionava o no. Quindi io facevo il pezzo, dicevo questo è bellissimo, questo non mi piace, questo è bellissimo, e si andava avanti così. Poi sceglieva i vestiti, lui creava un po' di idee, cioè era un grande Pier Fari, fino a un punto dove la sua voglia di, insomma, di essere il factotum nostro, mi disse una frase che io non ho mai, e lui disse oh, questa persona io risposi questa persona, per vedere, poi io credevo scherzassi, invece è andato via davvero. E Dodo Veroli? Dodo Veroli l'ho visto, sta bene, io gli ho detto ciao Dodo, lui mi ha raccontato una barzelletta e è andato via. Ain't it funny how things happen? Le ragazze negli anni 60 avevano gli occhi truccati con la matita, i capelli biondi oppure nerissimi e la minigonna di rigore, secondo il dogma di Mary Quant. Eravamo appena usciti dalla convenzione del melodico moderno di Gianni Morandi e dai sussurri e le grida di Rita Pavone, dal ballo del mattone, dai pullover, dal barattolo, dal cane di pezza, dal giovane, dal cha-cha-cha. E davvero, la deflagrazione mondiale di Please Please Me aveva scompigliato le nebbie della provincia. Era decollata un'altra epoca e la capitale del mondo riconosciuto era ovviamente Londra, con le sue cavern. La modernità era un brivido di chitarre e batterie. C'era in giro un'eccitazione mai sentita prima. Era venuto il momento in cui si potevano indossare le giacchettine striminzite, i pantaloni a tubo, i berrettini, le camicie eccentriche e farsi crescere moderatamente o smodatamente i capelli e comprare religiosamente ogni settimana ciao amici o giovani. Nel frattempo, sul lato personale, tenevo una corrispondenza con un amico lontano, quello che mi aveva iniziato agli Who e ad altri complessi inglesi. Era terribilmente più avanti di me che a un certo punto, corrotto dalle classifiche di Gianni Boncompagni con la complicità di Renzo Arbore a Bandiera Gialla, avevo perfino comprato un 45 giri dei Delfini e che di nascosto ascoltavo ancora il Celentano di allora, Sono un simpatico, con quelle parole da caffè milanese, per te non sono che una cicca, l'avanzo di una sigaretta fumata. A guardare le foto raccolte in questo libro, si intuisce com'era il clima in quegli anni 60 così memorabili. Basta guardare i volti, gli abbigliamenti, le acconciature. A tutti veniva voglia di provare a fare qualcosa, a partire dal look. Con quel misto di talento e di provincialismo che si imprime su chi si trova all'improvviso in mare aperto, sotto venti nuovi, e non ha né bussole né sestanti. E quindi prova a tentoni, cercando la propria immagine e il proprio destino, improvvisandosi magari un futuro basato su un giro di do, mentre Ciao Amici spergiurava che Maurizio Vandelli era il quinto chitarrista del mondo. Tutti i protagonisti di quell'età progettano se stessi, cercando di conformarsi a un'idea estrema che pervade l'Occidente. Beat, beatnik, provos, figli dei fiori. Nel giro di poche stagioni si succedono tutti gli stili che fondano l'irruzione dei giovani nel mondo nuovo. Solo che qui da noi, nei pressi del Grande Italia, la ribellione non è politica. Il 68 è ancora un'ipotesi lontana. La rottura sarà generazionale, oppure basata su una prospettiva di attività che non è quella dell'impiego in banca o del lavoro in fabbrica. Con uno schema alla Woody Allen,
Chi non sa fare niente suona e chi non sa neanche suonare organizza concerti. Oltretutto, come finale, va detto che succede spesso di imbattersi in qualcuna che fu una ragazza di quei 60. Pensi che forse è lei, o forse no. Bisogna cercare nei volti l'ombra del trucco di allora, ricordare il colore di una minigonna. E nell'aria sembra di risentire il sound dell'equipe. Mentre in qualche non luogo di una metropoli contemporanea, o in qualche buco sperduto del mondo che avevamo sognato, altri vecchi ragazzi all'improvviso sentiranno stringersi il cuore al pensiero che la storia può anche soffermarsi in un bar. Well, it must be clear, losing my touch. Yes, I'm losing my touch. Yes, I'm losing my touch way too much, baby.